Buongiorno, bentrovati lunedì 20 gennaio 2020, primo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa, Mattino 6 che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi e poi nella seconda parte daremo ampio spazio alla pagina sportiva, soprattutto a quella calcistica, andando a vedere i servizi delle gare di ieri delle formazioni abruzzesi. Andiamo per ordine, partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara per vedere i titoli di apertura del quotidiano abruzzese. Si parla ovviamente anche e soprattutto in queste ore di quello che sta accadendo sulla strada statale 16, vedete tir sulla statale, cittadini in strada, sequestri della A14, da Silvi parte la protesta che può estendersi a Montesilvano e Città Sant'Angelo. Vediamo in alto la politica internazionale, il vertice di Berlino, siglato l'accordo sulla Libia che per ora ferma la guerra, e poi l'annuncio della regione: tra due anni ci sarà la carta valanghe, eviterà una seconda Rigopiano. E vedete, ne parlavamo qualche istante fa, lo sport del lunedì, come sempre un'ampia pagina nella seconda parte di Mattino 6, ma anticipiamo qualche tema per il Pescara, quella di ieri un'altra domenica negativa. Vedete, Pescara KO, Zauri in bilico, la Salernitana sbanca l'Adriatico per 2-1, il tecnico rischia l'esonero. Ieri incontro dopo la gara dell'Adriatico tra il tecnico ed il presidente Sebastiani, società che sta valutando anche l'esonero del trainer di Pescina. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Vediamo gli altri titoli, le cronache. Pescara, il comune sfratta chi non paga l'affitto, e poi nuova Pescara, fusione sì di quattro sindaci all'unione dei servizi. E poi la cronaca, nel quartiere di San Donato, incendio sul tetto, evacuato un palazzo. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano, Vasto. Parliamo delle comunali, delle amministrative di Chieti, sindaco e scontro sulle primarie, il voto a Chieti, oggi vertice decisivo del centrodestra all'Aquila, la Lega non cede su Fabrizio Di Stefano. Vediamo le altre notizie, ancora Chieti terrorizza la moglie per 10 anni, ora è nei guai, Vasto trova i ladri in casa e li mette in fuga, Lanciano, Corso Trento e Trieste, torna a doppio senso, crollo della Vastese. Dopo la sconfitta di ieri, una giornata, quella di ieri, negativa per molti tecnici di formazioni abruzzesi, Amelia, l'allenatore della Vastese, verso le dimissioni, e dunque potrebbe saltare un'altra panchina in Serie D, ed è saltata, anche se manca l'ufficialità, quella del Chieti, che ha esonerato Pino Di Meo. Pesoli, ex vice vice allenatore del Pescara lo scorso anno in casa abruzzese, è favorito su Alessandro Grandoni, che aveva iniziato la stagione sulla panchina della formazione neroverde. Vediamo ancora la prima pagina di Teramo, del centro, ritroviamo ovviamente il titolo che riguarda quello che sta accadendo sulla strada statale 16, sono annunciate altre proteste nei prossimi giorni. Vediamo ancora, caso Savona Teramo, l'inchiesta si sposta. Vediamo poi il titolo più in basso, che invece ci porta alla cronaca giudiziaria, il femminicidio di Nereto, la figlia di Micaela affidata ai nonni. E poi due sorelle beffate ereditano 2,5 milioni di euro di buoni postali scaduti. Vediamo il calcio di Serie D, e questa volta ci sono delle note positive che riguardano il Notaresco, che sbanca il campo delle Jesine e torna a più 8 sulla vice capolista Matelica, fermata sul pareggio dal Giulianova, che ha anche fallito un calcio di rigore. Ma quella di ieri è stata anche la giornata che ha regalato la vittoria in extremis al Teramo, in casa al Bonolis. Un gol di Bombaci permette ai biancorossi di superare l'Avellino e di fare un bel passo avanti in classifica, in zona playoff. Poi vediamo anche il servizio sulla partita del Bonolis. Vediamo invece la prima pagina del centro, di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, muore di meningite, sia l'espianto. L'Aquila, donati gli organi dell'insegnante di 46 anni, grande commozione a scuola. Vediamo ancora, andiamo più in basso, L'Aquila, premi alle imprese antiche della provincia. Poi in Valle Perigna, Sulmona, 4 assessori lasceranno la giunta. E poi ci spostiamo nella Marsica, ad Avezzano, nuove telecamere contro i vandali. Il calcio, l'Avezzano paga gli errori in casa del Vasto Girardi, biancoverdi sconfitti in terra molisana. In promozione L'Aquila, nono successo di fila, e a lungo in vetta alla classifica sulla vice capolista Montorio.
Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Il Pescara è naufragato, Salernitana Corsara. Il titolo di apertura riguarda il Pescara, la sconfitta di ieri all'Adriatico con la Salernitana. Pescara che sabato prossimo giocherà una gara difficile ad Udine contro il Pordenone. Autentica rivelazione del torneo. Serie C, Teramo batte l'Avellino al fotofinish. Jennifer, vieni da noi, Campli sogna. Jennifer Lopez in alto. Vediamo gli altri titoli. Matrimonio difficile, parliamo della nuova Pescara, strada in salita, avanza l'ipotesi della proroga. E poi lieto fine, io sull'aereo invaso dal fumo, attimi di terrore, Ciofani racconta. E poi l'eroe del giorno, così ho salvato la donna che voleva buttarsi dal ponte. Vediamo poi a centro pagina, ritroviamo la notizia della morte della donna dell'Aquila colpita da meningite. Vedete, meningite, morta la maestra, questa notizia che sicuramente ha gettato nello sconforto tutti gli alunni, tutti i colleghi della donna. Questo è il titolo di centro pagina sulla scomparsa di Liana Salmaggi, 46 anni, era ricoverata da mercoledì, non c'è stato il miracolo. Vediamo di andare avanti, ecco, vediamo più in basso per quanto riguarda sempre la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Si parla anche dei problemi sulla strada statale 16, sono annunciate altre proteste nei prossimi giorni. Lasciamo comunque i quotidiani abruzzesi relativamente proprio alle prime pagine, poi torneremo a sfogliarli insieme nelle pagine interne. Vediamo l'edicola nazionale, Corriere della Sera, si parla della Libia, una mini tregua, così il quotidiano milanese definisce l'accordo raggiunto a Berlino. Vedete, Serraj Haftar si evitano, il ministro russo Lavrov piccoli passi avanti. E poi vedete di spalla il pessimismo dei giovani ad Hong Kong. Andiamo a centro pagina, la piazza piena delle sardine, Bologna, la manifestazione concerto, siamo in 40.000. vediamo anche quest'altro titolo, quei 3.500 ponti che l'ANAS non controlla. E poi una notizia drammatica che arriva dalla Basilicata, travolto e ucciso dall'auto della tifoseria rivale, accaduto in provincia di Potenza. Vediamo Repubblica, l'alternativa siamo noi. Vedete il bagno di folla ieri a Bologna con le sardine, oltre 40.000 in piazza, il leader Santori, questa è una svolta politica, siamo l'argine al sovranismo. E poi Libia, l'Europa strappa una fragile intesa, questo è il titolo di spalla. Vediamo il Fatto Quotidiano, Salvini l'ultima giravolta, cerca visibilità per il voto in Emilia, ma 40.000 sardine invadono Bologna. E poi vedete in alto il Gattopardo Putin, cambia le regole per tenersi il potere. E poi storia di copertina, in fuga 3 milioni di giovani, così cambierà la televisione. Andiamo a vedere il Mattino di Napoli, evasione e controlli in banca, stretta del fisco, dal 1 aprile conti correnti a setaccio, in arrivo l'algoritmo antifurbi. E poi si parla anche sul quotidiano Il Mattino del patto di Berlino, così è stato definito, Libia sia la pace ma senza le firme di Serraj ed Haftar. E poi il caos in casa Napoli Calcio, nervi alle stelle, ma il ritiro dura poche ore, non è una stagione positiva per la formazione di Gattuso. Vediamo Libero, i nostri soldati sono attivi in 30 paesi del mondo, follia, così titola il quotidiano Libero. E poi vediamo a centro pagina, Santori cervellino delle povere sardine, dall'altra parte Calenda si fidanza di nuovo con Renzi, due articoli che riguardano in questo caso la politica. Vediamo il Messaggero nazionale, tregua in Libia, il patto dell'Unione Europea al vertice di Berlino, primo accordo sul monitoraggio per il cessate il fuoco. E poi evasione, ad aprile partono i controlli sui conti correnti. E poi il calcio di Serie A, vittoria per 3-1 della Roma con il Genoa, la Juve stacca l'Inter battendo il Parma. Vediamo anche il prossimo quotidiano che è il Giornale, tasse rimborsi a rischio, trappola fiscale dal 1 gennaio, non sono detraibili spese in contanti. E poi vedete quest'altro titolo, tutti d'accordo sulla Libia, tranne i libici in guerra.
Vediamo anche il secolo.it, Conte verso casa sua, sulla strada di casa il Premier, così titola il quotidiano Secolo. Domenica la svolta dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Vediamo anche il Sole 24 Ore, 10 card a sostegno delle famiglie e dei giovani, questa iniziativa del governo, e poi la via stretta dell'IRPEF leggera, questo l'altro titolo del quotidiano economico. Vediamo anche la Stampa di Torino. Landini in pensione a 62 anni, parla il segretario nazionale della CGIL. La Fornero, ha detto Landini, ha creato diseguaglianze, per superarle occorre rimodulare l'IVA. Poi vedete più in basso la foto, Bologna, 40.000 sardine riempiono la piazza anti-Salvini. Berlino, spiraglio per la tregua in Libia con la commissione militare Serraj Haftar. Proseguiamo il Tempo. Conte l'ha giurata alle partite IVA, mannaia rosso-gialla, si parla delle partite IVA, delle iniziative del governo, e poi accordo sulla Libia contro i libici, scrive ancora il quotidiano Il Tempo. Vediamo la Verità, ricomincia il business, ecco il piano della sinistra per far ripartire l'invasione. Vediamo anche il quotidiano di Genova, il Secolo XIX, Libia, la tregua appesa a un filo, siglata l'intesa, la Russia frena. E poi andiamo più in basso per vedere il titolo che riguarda le sardine a Bologna, 40.000 in piazza, cantano vittoria. Ricordiamo che in Emilia tra poco si voterà per il nuovo presidente della regione. Lasciamo dunque l'edicola nazionale, possiamo tornare ai quotidiani abruzzesi, ripartiamo dal centro, da pagina 2, dalla guerra ai tir, così qualcuno l'ha definita, i tir che transitano quotidianamente sul tratto tra il Basso Teramano ed il Pescarese dopo l'interdizione, mezzi pesanti sulla autostrada A14, vedete incubo tir, i cittadini scendono in strada, effetto sequestri sull'A14, parte da Silvi la protesta contro lo smog per il passaggio di migliaia di mezzi pesanti, ecco che cosa chiedono. Parla anche il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, che si appella alla ASL, mi dica che cosa devo fare. E poi fronte comune dei sindaci, oggi la riunione, i primi cittadini pronti a chiedere la deviazione dei camion sulla A25, domani saranno resi noti i dati definitivi dello smog. Parliamo anche della carta valanghe, dell'effetto Rigopiano, carta valanghe operativa fra 2 anni, l'incredibile iter partito nel 1992 del documento che avrebbe evitato la tragedia a maggio sarà consegnato alla regione. Proseguiamo, siamo alle pagine dalle province. Pescara, alloggi, stop all'evasione, case popolari, il comune sfratta le famiglie che non pagano l'affitto. Andiamo a vedere la prossima pagina, Riviera Nord, via i lavori per demolire l'ex Enaip, nascerà un parcheggio, oggi parte l'intervento per sgomberare gli edifici di nuovo occupati. Mezza città è strapiena di rifiuti, nuova denuncia di Catalano, consigliere comunale del PD, la situazione peggiora, Masci, dice la consigliera di centrosinistra, spieghi perché. Andiamo a vedere la prossima pagina, la cronaca, incendio sul tetto, evacuato un palazzo in via Rio Sparto, paura a San Donato nella notte, tra sabato e domenica, ignota l'origine del rogo, sono intervenuti 15 vigili del fuoco. E poi, siamo sempre a Pescara, l'Eternit caduto davanti al Circus, non è stato rimosso, questo è l'altro titolo dell'articolo in basso. Siamo al dibattito sulla nuova Pescara, sì ai servizi ma con comuni separati. 4 sindaci dell'area metropolitana discutono sulla proposta di Spoltore e Montesilvano, alternativa alla fusione. Vedete il sindaco di Città Sant'Angelo Perazzetti che chiede di tenere presenti peculiarità dei territori. Francavilla e Silvi, Luciani, non ci sono politici adeguati, Scordella, Unione, ok, e poi San Giovanni Teatino, Marinucci, inutile parlare senza prima abolire le province. Dunque parlano i primi cittadini dei comuni che gravitano intorno alla città di Pescara. E a Pescara l'emergenza del carcere sarà discussa in Parlamento, il PD in visita al San Donato, annunciate interrogazioni a Roma e alla Regione, Blasioli e Giampietro, il malessere è causa di aggressioni, risse e auto. Lesionismo, vedete il consigliere regionale, il consigliere comunale del PD ieri all'ingresso della casa circondariale di San Donato. La cronaca, 4 feriti nell'incidente all'uscita della circonvallazione allo svincolo per l'aeroporto. E poi festa con i trattori, siamo a Pianella
con piccoli animali, folla alla giornata del ringraziamento di Coldiretti, sfilata e benedizione. Andiamo avanti, poesie, disegni e foto dedicati alla famiglia, premiati 228 alunni, al massimo la quindicesima edizione del concorso organizzato dalla Onlus. Allegrino, in totale i partecipanti sono stati 1800 in rappresentanza di 16 scuole di tutta la regione. Siamo alla pagina di Chieti del centro, ovviamente l'argomento principale è quello delle elezioni amministrative, questo sarà il giorno, da come leggiamo, del faccia a faccia. Forza Italia ora rilancia, vogliamo le primarie. Vedete nella foto alcuni dei protagonisti del dibattito politico, Fabrizio Di Stefano sulla sinistra, candidato della Lega a sindaco, poi il consigliere regionale ed esponente di Forza Italia a Chieti, Mauro Febo, e poi a destra Maurizio Formichetti, scelto da Forza Italia per partecipare alle primarie. Andiamo a vedere l'altra pagina, la cronaca giudiziaria, sempre a Chieti, parrucchiere terrorizza la moglie per 10 anni, marito indagato, e poi Lanciano, travolge 2 auto e si schianta, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila, commozione a Pianola, meningite, si spegne la professoressa Liana, donati gli organi dell'insegnante nel pomeriggio di ieri, il decesso dopo un ricovero di 5 giorni nel reparto di rianimazione. La preside liberatore, siamo addolorati, faremo iniziative a scuola per onorare la sua memoria. Vedete poi in basso l'altro titolo, scuole, il Partito Democratico critica le scelte del centrodestra, Pezzopane, Palumbo e Albano, basta conflitti con altre istituzioni, occorre senso di responsabilità. La pagina di Teramo del centro, il calcio in tribunale, illecito sportivo in Savona Teramo, l'inchiesta penale spostata a Rimini, e poi 2 sorelle ereditano una fortuna in buoni postali scaduti. Una beffa per queste 2 donne. Siamo arrivati allo sport, allora possiamo andare a vedere le pagine interne invece dell'inserto Abruzzo del Messaggero, prima di parlare di sport nella seconda parte del nostro appuntamento. Vediamo la pagina che riguarda la cronaca di Pescara del Messaggero, si parla di nuova Pescara, scusate il gioco di parole, verso la proroga della scadenza, giovedì si riunisce l'assemblea costitutiva, il sindaco Masci no al commissariamento, questa è una partita nazionale. Poi parliamo ancora di Rigopiano, parla uno dei portavoce dell'associazione dei familiari delle vittime di Rigopiano, Tanda, su Rigopiano impediremo un'altra valanga fatta di menzogne, ha detto Tanda. Poi in basso la questione del carcere San Donato di Pescara, agenti allo stremo. Gli esponenti del PD, Blasioli e Giampietro, parlano di organico all'osso a fronte del doppio dei detenuti. Lavoro da riorganizzare. Vediamo la pagina dell'Aquila, del Messaggero. Liana non ce l'ha fatta, ha donato gli organi. La disperata battaglia della maestra è finita ieri intorno a mezzogiorno. E poi fedeltà al lavoro, tutti i premiati dall'ente camerale dell'Aquila. Ricostruzione delle scuole, un emendamento al decreto mille proroghe. E poi Tizzone dal Camino, sfiorata la tragedia a Tornimparte. Vediamo la pagina di Avezzano e Sulmona, sono ancora vivo per miracolo. Parla l'imprenditore marsicano dopo la brutta avventura vissuta sull'aereo partito da Olbia. I miei minuti passati tra cielo e terra, Andrea Ciofani si confida. Volevo fare il film del mio addio, ma poi ho riflettuto che nessuno l'avrebbe visto. Politica Avezzano, tra Lega e Fratelli d'Italia e battaglia di documenti. Prato La Peligna, informazione sui rifiuti, iniziativa del Tedeschi. Andiamo in basso, Sulmona, gli assessori di Masciani domani si dimetteranno. Avezzano, Salviano si litiga e il passaggio è ancora chiuso. A Roccaraso, sulla neve, via alle grandi promozioni. E poi in basso, Talia, ecco il teatro, Tagliacozzano, d'élite, si parla del teatro di Tagliacozzo. Andiamo a vedere la prossima pagina, che è quella relativa a Chieti, Chieti e Chieti provincia. Partiamo dal capoluogo, il sindaco di Primio, lascerò al mio successore lavori per 80 milioni dal restyling di Piazza San Giustino senza auto e più verde alla svolta green con la pista ciclo pedonale per le scuole, così il primo cittadino. E poi Lanciano, lo scientifico parla inglese, niente musica all'istituto De Titta.
Vasto, faccia a faccia con i banditi in casa, giovane terrorizzato alla Marina. I malviventi sono fuggiti senza rubare nulla. I consigli dell'Arma dei Carabinieri. Vediamo poi in basso, Lanciano, 3 incidenti in 5 giorni, strada sotto accusa. I sindaci reclamano interventi urgenti su asfalto, pulizia e segnaletica sulla provinciale ex statale 524. Ortona è la festa di San Sebastiano, torna il rito del vaporetto. Vediamo la pagina di Teramo, smog e turismo in pericolo, città paralizzata via i TIR. Parliamo dei disagi sulla strada statale 16 per il transito dei mezzi pesanti. Ieri a Silvi delegazione di cittadini sono scesi in strada e oggi altri cittadini saranno ricevuti dal sindaco per chiedere interventi da parte dell'amministrazione comunale. In 50 all'incontro organizzato su Facebook protestano per la chiusura del Cerrano. Aspi, sensori per rendere più sicuro il viadotto. Vediamo poi Giulianova, salva donna che vuole gettarsi dal Salinello. E poi animali in festa, sfilata, premiato un cane lupo. Anche quest'anno la fattoria terapeutica La Pinciara di Villa Volpe ha organizzato questa manifestazione. Vediamo in basso l'ultimo titolo che riguarda la pagina di Teramo del Messaggero. Rimpasto, Italia Viva apre al sindaco D'Alberto, siamo nel capoluogo teramano. Tiberi di Fratelli d'Italia parla di maggioranza in una situazione molto grave. Il Movimento 5 Stelle sono una corsa alle poltrone. Abbiamo esaurito anche le pagine interne del quotidiano Il Messaggero, allora possiamo aprire la pagina dello sport andando a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport per vedere il titolo di apertura che riguarda la Juventus. Cristiano Ronaldo fa 7 e ciao, doppietta per il giocatore bianconero e Juve in fuga più 4 sull'Inter. Juventus che batte il Parma per 2-1 e poi San Rebic, vedete in alto, aria nuova nel Milan, Milan di Ibrahimovic, il croato entra e si scatena, doppietta per lui, Milan che batte l'Udinese per 3-2, Inter serve Eriksen, vedete invece il titolo di spalla, con i nerazzurri che non vanno oltre l'1-1 in casa del Lecce. Vediamo anche il Corriere dello Sport, scarpa, si parla di Cristiano Ronaldo che scappa, intendendo i gol che riguardano la sua Juventus, che dunque si porta a più 4 sull'Inter. In alto Roma, ripartenza per la Champions League, vittoria per 3-1 a Marassi con il Genova, e poi Milan che rimonta, effetto Ibra su Rebic. Chiudiamo con Tutto Sport, Cristiano 7 bello, si parla di Cristiano Ronaldo e la Juve vola via, la vittoria importante e anche un po' sofferta di ieri sera allo Juventus Stadium con il Parma. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, andiamo a vedere il centro, ripartiamo dalla Serie A, Ronaldo stende il Parma, Juve sale a più 4 sull'Inter, doppietta del portoghese che sblocca il risultato e poi replica a Cornelius. Juventus dunque vittoriosa con la formazione emiliana allenata dal pescarese Massimo D'Aversa. In basso il Milan che rivede l'Europa grazie a Rebic, il croato entra nella ripresa e ribalta l'Udinese per i rossoneri, terza vittoria consecutiva e bel balzo in classifica. Non bene l'Inter, fermata sull'1-1 allo stadio di Via del Mare dal Lecce. Vediamo sotto altri tabellini delle gare giocate ieri con la vittoria della Roma a Genova per 3-1 con i rossoblu genoani, pareggio 2-2 tra Brescia e Cagliari, pareggio anche al Dall'Ara di Bologna 1-1 tra i Felsinei e il Verona. Vediamo la pagina che riguarda il Pescara, la falsa ripartenza dopo la sosta, biancazzurri tornano in campo e perdono allo stadio Adriatico con la Salernitana per 2-1, Zauri in discussione, la Salernitana fa il bello e il cattivo tempo per un'ora e monetizza la sua superiorità con la doppietta di Djuric, bestia nera dei biancazzurri. L'allenatore del Pescara al 91esimo, fino al 2-0, mancati gli attributi, rischio l'esonero, lo sa la società. Ieri c'è stato un lungo incontro dopo la partita tra Zauri e il presidente Sebastiani, potrebbe anche scapparci l'esonero. Ieri tifosi del Pescara che hanno ricordato Bubù, Marco Mazza, a cui è intitolata anche proprio la gradinata nord, la curva nord dello stadio Adriatico, ma allo stadio Adriatico c'è sempre meno gente.
Vediamo la prossima pagina. Fiorillo, troppi errori, chiediamo scuse ai tifosi, il capitano fa mea culpa. Ci sono dei problemi e dobbiamo risolverli. Le altre gare giocate ieri, Pisa che strappa un punto in casa della capolista Benevento, 1-1 tra Spezia e Cittadella. Vediamo anche il Messaggero come commenta le vicende biancazzurre. Il Pescara è naufragato, brutta sconfitta casalinga con la Salernitana. Solo nel finale i biancazzurri si sono visti con Maniero e Galano, ma per un'ora sono stati assenti, ingiustificati, volti scuri dei giocatori. Ora siamo preoccupati, Zauri in bilico, mi sento in discussione, come sempre. Allora andiamo a vedere il servizio sulla gara giocata ieri allo Stadio Adriatico con la vittoria della Salernitana per 2-1 sul Pescara. Quello dello Stadio Adriatico sta diventando un tabù per il Pescara, che nel giorno del ricordo di Marco Mazza, indimenticabile tifoso biancazzurro, rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria dinanzi ai propri tifosi, perdendo anche lo scontro diretto con la Salernitana e scivolando quasi ai margini della zona calda dopo una gara deludente offerta al cospetto di un avversario che nel complesso ha fatto vedere sicuramente le cose migliori. Occorre recitare il mea culpa per un'altra gara negativa offerta dal Pescara alla vigilia della trasferta di Udine con il Pordenone in programma sabato prossimo. Zauri conferma il 4-3-2-1 con Zappa al posto di Ciofani, con il ritorno di Memusciai a centrocampo e l'annunciata presenza di Maniero al centro dell'attacco. I campani di Ventura rispondono con il 3-5-2, diversi gli assenti con l'ex teramano Gondò in avanti con Milan Djuric che farà la differenza per la sua squadra. Freddo e pioggia all'Adriatico dove dirige Minelli di fronte a 6.000 spettatori. Avvio di gara difficoltoso per i ragazzi di Luciano Zauri che subiscono la pressione di una Salernitana più effervescente che perde Cicerelli qualche attimo dopo per infortunio, ma che poi arriva ad un passo dal vantaggio al 20° quando Maestro chiama Fiorillo al salvataggio in corner. La formazione campana a fare la gara con Lombardi che al 26° si divora il vantaggio trovando la respinta con i piedi del portiere del Pescara. Il Delfino soffre al 28° e ancora Lombardi tra i migliori in casa granata per gli ospiti a far correre un brivido ai tifosi abruzzesi con la palla che finisce sull'esterno della rete. Zauri si sgola dalla panchina per scuotere i suoi ragazzi che si vedono così finalmente al 44° ancora l'ex foggiano pericolosissimo con un mezzo pallonetto che crea apprensione nella difesa campana che si salva. Nella ripresa al secondo subito ospiti insidiosi con Lombardi che chiama Fiorillo alla respinta con i pugni. Al quinto arriva così il vantaggio della Salernitana con Djuric che ribadisce in rete il pallone dopo una respinta corta della difesa biancazzurra su punizione di Žižek dai 20 metri. Si mette così in salita per il Pescara la gara e con i biancazzurri che non reagiscono e così rischiano ancora al 7° minuto quando parte in contropiede la squadra di Ventura con Lombardi che con un missile dai 30 metri mette il pallone di un soffio al lato. Al 10° dopo un nuovo svarione dei biancazzurri Djuric fa 2-0 mettendo in evidenza tutti i limiti del Delfino. Gara che sembra praticamente chiusa con il tecnico del Pescara che non ci sta e che manda in campo Bosic per Palmiero. La formazione abruzzese è in palese difficoltà e mentre dagli spalti arrivano fischi al quarto d'ora Maniero in rovesciata prova il gol della domenica trovando la parata del portiere della Salernitana. E però il preludio al gol del Pescara con la splendida discesa sulla sinistra di Bocic e il tapin vincente di Maniero che fa 2-1 e riapre la partita. Ora ci credono Fiorillo e compagni che continuano ad attaccare anche se in maniera piuttosto confusa concedendo poi spazi ai campani in contropiede. La gara è palpitante con Micai che dice no a Castellano Stanos al 26° e poi con Galano che alla mezz'ora si divora in maniera clamorosa il gol del pareggio con un rigore in movimento mandando il pallone alle stelle. Si arriva così ai minuti finali con i prevedibili assalti degli abruzzesi che producono però 0 tiri in porta e che certificano una sconfitta che fa male a morale e classifica. Al 91° colloquio di quasi mezz'ora negli spogliatoi tra il presidente Sebastiani ed il tecnico Zauri, l'allenatore di Pescina resta al suo posto ma probabilmente sarà decisiva la gara di sabato prossimo ad Udine con il Pordenone. Rientriamo in studio, abbiamo visto dunque il servizio sulla sconfitta del Pescara. Del Pescara parleremo questa sera in maniera ampia come ogni lunedì alle 21 nel corso dell'appuntamento in diretta dei nostri studi con replay condotto da Enrico Rocchi. Prima di passare alla Serie C e al Teramo, alle note liete biancorosse, ci fermiamo per qualche istante.
Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, siamo alla pagina della Serie C, al Teramo che batte con un gol di Bombaggi l'Avellino, gol in extremis segnato al 90esimo dall'attaccante biancorosso che sbaglia un rigore al 72esimo della ripresa. Poi segna però la rete della vittoria, Magnaghi fallisce due occasioni d'oro nel primo tempo, l'ex Tonti neutralizza diversi tentativi biancorossi a rete. Si parla anche di mercato in casa Teramo e da Novara rimbalza la notizia del rientro in biancorosso della punta Pinzauti. Dal Messaggero passiamo al Centro, sempre per parlare del Teramo. Vedete, il Teramo sfonda all'ultimo assalto, vittoria meritata su un Avellino chiuso a riccio. Bombaggi si fa parare un rigore, poi risolve il match su calcio d'angolo. Vediamo anche, sempre in merito al Teramo, le pagelle per quanto concerne la formazione biancorossa. Tomei 6,5, Cancellotti 6,5, Cristini 6, Soprano 6,5, Tentardini 6, Santoro 7, Arrigoni 6,5, Ilari 7, 6,5 per Costa Ferreiro, 7,5 per Bombaggi, 6,5 per Magnaghi. Ma andiamo a vedere il servizio sulla gara giocata ieri al Bonoli, servizio curato per noi da Ania Cantagalli. Seconda vittoria consecutiva per il Teramo, che continua a sorridere dopo il successo di Lentini contro la Sicula Leonzio. Bombaggi è croce e delizia dei biancorossi, prima sbaglia un calcio di rigore e poi si fa perdonare firmando praticamente allo scadere il gol vittoria. Teramo confermato rispetto al successo contro la Sicula, con la sola variazione obbligata di Arrigoni in cabina di regia al posto dello squalificato Viero e con Piacentini che invece rimane in panchina. Dall'altra parte subito titolari come nelle attese gli ex Di Paolo Antonio e Tonti, con Evangelista a supportare in attacco Alfageme e Mikoski. Gara con poche emozioni almeno nella fase iniziale, con l'Avellino che si fa preferire per possesso palla, ma con il Teramo che al 20esimo si vede annullare un gol per fuorigioco di Magnaghi su un calcio di punizione battuto da Bombaggi. L'episodio sarà con il senno di poi la sveglia, anche per vedere più dialogo tra i due attaccanti. Al 24esimo Santoro ci prova dal limite, con Tonti attento a fermare la sfera. Bella azione biancorossa alla mezz'ora, quando Bombaggi riceve da Magnaghi, tenta il pallonetto, deviato probabilmente in maniera decisiva dall'estremo irpino, ma la terna non concede il calcio d'angolo. Il dialogo in salsa a Pordenone continua poco dopo, quando Bombaggi di testa chiama Magnaghi al tiro, trovando ancora Tonti a dire di no. Azione bissata al 39esimo, con l'estremo ospite ancora a negare il gol all'attaccante del Teramo. L'Avellino si fa rivedere prima di tornare negli spogliatoi, quando Parisi, dagli sviluppi di un angolo, impegna centralmente Tomei. Nella ripresa subito palla gol per il Teramo. Bombaggi batte una punizione che Soprano tocca. Tonti fa ancora un mezzo miracolo bloccando la sfera con una mano e con Cristini che poi non trova lo specchio. Gli ospiti rispondono dopo 5 minuti. Mikoski batte un calcio di punizione direttamente in porta da posizione defilata. Tomei in volo allontana la sfera. Il Teramo continua a premere con l'Avellino alle corde. Al 18esimo la traversa a dire di no a Bombaggi da calcio di punizione. E ancora diavolo poi al 23esimo, quando Cancellotti va al cross in mezzo. Morero anticipa Magnaghi, con Tonti ancora di nuovo attento ad evitare l'autorete del compagno. Il Teramo ha l'occasione concreta per andare in vantaggio prima della mezz'ora. Arrigoni pennella per l'inserimento di Bombaggi in area, che viene messo giù da Morero. Il direttore di gara indica il dischetto ed il calcio di rigore per la formazione di Tedino. A battere va Bombaggi, ma Tonti, di nuovo, si supera indovinando l'angolo e negando il vantaggio alla sua ex squadra. L'altro ex Di Paolo Antonio impegna poco dopo Tomei da calcio di punizione, trovando la porta, ma anche il portiere biancorosso a deviare. Nel finale forcing biancorosso a calcio del successo. Dagli sviluppi di un angolo la difesa biancoverde legge male il pallone finito in area piccola e Bombaggi da due passi firma il 7° centro stagionale e soprattutto la vittoria del Teramo. Per la formazione di Tedino continua così la risalita in classifica, con l'occasione nel recupero di mercoledì pomeriggio contro il Catanzaro di scavalcare i calabresi nello scontro diretto e prendersi così la sesta piazza. E siamo alla Serie D per parlare soprattutto del Notaresco, almeno in questo primo articolo che riguarda il campionato nazionale dilettanti. Notaresco che torna a correre, allunga più 8 sulla vice capolista Matelica, formazione abruzzese che passa per 2-0 al Pacifico Carotti di Iesi. Vagnoni, siamo stati meno belli ma più cattivi. I rossoblu riscattano il capo col campo basso e dunque tornano alla vittoria.
vittoria. Vediamo dunque il servizio sulla gara giocata in terra marchigiana, servizio che è stato curato per noi da Stefano Recanati. Il testa coda del girone F di Serie D se lo aggiudica il Notaresco, che batte 2-0 la Jesina portando a casa i tre punti in una gara dalle mille insidie, come aveva annunciato mister Vagnoni alla vigilia. A caccia di punti pesanti per sperare ancora nella salvezza, la Jesina alla sua seconda gara consecutiva in casa dopo la sconfitta di 7 giorni fa contro il Vasto Girardi. Mister Trillini deve fare a meno di Cruz Pereira acciaccato, c'è l'ex Pineto Villanova in avanti con Nepi. Il Notaresco, dopo lo stop con il campo basso in terra marchigiana, vuole riprendere il cammino verso i professionisti, ma deve fare a meno degli squalificati Pomante e Sansovini e dell'infortunato Marcelli. Allora mister Vagnoni schiera al centro della difesa Gallo, a centrocampo c'è Frulla, Jesino Doc, a Romano viene affiancato Liguori, arbitra il signor William Villa di Rimini. Già dai primi minuti si capisce la difficoltà a cui andranno incontro i giocatori oggi, viste le condizioni del manto erboso al limite della regolarità. Il Notaresco fa subito la voce grossa, Frulla, 5 anni a Jesi, conquista palla sulla mediana. Salta in velocità il suo diretto avversario e dai 25 metri fa partire il tiro e finisce la sua corsa dopo aver impattato il terreno in fondo al sacco. Non esente da colpe il numero 1 Boccanera. La Jesina sa che la gara di oggi è troppo importante e così prova a rispondere al 18esimo con Selvaggio, bravo a colpire al volo dal limite dell'area di rigore e ad inquadrare anche lo specchio, ma Scotti con un tuffo sulla sua destra dice di no al centrocampista Leoncello. Il peggiorare delle condizioni del campo fa calare d'intensità l'ultima parte di primo tempo con le due squadre che cercano soprattutto il gioco in profondità con lanci lunghi. Al 47esimo l'ultimo squillo del primo tempo è di marca notareschina, scambio sulla sinistra Blando Frulla con quest'ultimo che con una sorta di tiro cross mette in difficoltà l'estremo Boccanera che si rifugia come può in angolo. In questa occasione si accende anche un parapiglia che vede protagonisti Liguori e Maggiori, sodato subito dal direttore di gara. La ripresa vede in campo il brasiliano Cruz Pereira al posto di Enrico per rafforzare il reparto offensivo. Jesina che si rende subito pericolosa all'ottavo con Villanova, bravo a crearsi lo spazio sulla sinistra e a colpire sul primo palo dove si fa trovare pronto Scotti che di pugno mette in angolo. La Jesina in avanti apre spazi alle ripartenze del Notaresco che ne approfitta quando palla al piede Stivaletta si avvicina al limite e fa partire il destro respinto da Boccanera. Sulla ribattuta lo stesso ex vastese serve Gaetani e si fa sporcare il tiro in angolo da un difensore. Spinta dai tifosi di casa si rende ancora pericolosa la Jesina con Villanova, il più spirato dei suoi, e con il mancino mette una palla tesa che attraversa tutta l'area di rigore non trovando la deviazione vincente di un compagno. Ma il Notaresco, prima non per caso, dopo aver attutito le avanzate di casa, al 37esimo punisce in ripartenza. Buon lavoro sulla sinistra di Romano che si traveste da uomo assist e pesca sul secondo palo il neoentrato Gaetani che di testa, facile facile, mette le spalle di Boccanera per la gioia dei tifosi giunti qui dall'Abruzzo. Un minuto e potrebbe riaprirla la Jesina. Cruz Pereira si ritrova in area di rigore il pallone dell'1-2, ma rispetto a 7 giorni fa Scotti è super, salvando i suoi dal possibile forcing finale della Jesina. Il numero 1 ospite si ripete al 45esimo, quando con i piedi respinge l'incursione di Villanova e così fa scendere i titoli di coda sulla partita. Vittoria preziosa per il Notaresco che, complice il pareggio di Matellica Giulianova, allunga più 8 in classifica, ma domenica prossima c'è un'altra trasferta insidiosa per i rossoblù, attesi dal derby di Avezzano. E il Chieti aveva perso sabato in anticipo pesantemente sul neutro di Ortona con il Porto Sant'Elpidio per 5-0, sconfitta roboante che è costata l'esonero, vedete anche il titolo del centro al tecnico Pino Di Meo. Ora si valuta Pesoli, ex vice allenatore del Pescara, e con il tecnico Di Meo potrebbe andare via anche il direttore generale Masciangelo. Torniamo alle gare di ieri e parliamo del Giulianova, maledetto rigore, giallorossi che fermano la vice capolista Matellica, ma falliscono un tiro dagli 11 metri, non riesce l'impresa ai ragazzi del Grosso, gara perfetta, ma Francesco Di Paolo, atterrato da Popeschi, sbaglia il penalty, la partita finisce senza gol, ma il pari con il Matellica, stanco, non soddisfa il più bravo in campo e Cipriani, la vera sorpresa. E poi il 91esimo senza Bartolini, il futuro della squadra è a rischio, ma noi andiamo a vedere quello che è accaduto in campo nelle parole, il servizio di Roberta Di Sante.
Termina a reti inviolate al Fadini la sfida tra il Giulianova e la vice capolista Matelica. I giallorossi di casa frenano la rincorsa dei marchigiani che durava da ben 7 giornate, ma falliscono un calcio di rigore e non riescono a sfruttare la superiorità numerica nel finale. 3-5-2 per Federico Del Grosso, costretto a rinunciare a Castiglia infortunato, Cipriani detta i tempi con Torelli inserito mezzala a rifornire le punte, Francesco Di Paolo e Cesario, con Suriano che parte dalla panchina. Solito 4-3-3 per Colavitto che lancia dal primo minuto l'ex Fioretti, punta centrale del tridente completato da Moretti e Leonetti. Chi si aspetta una gara a senso unico dovrà ricredersi, la differenza di punti tra le due squadre in classifica non emerge ed è anzi il Giulianova ad approcciare meglio la contesa. Al terzo minuto punizione di Cipriani dalla destra e girata di Cesario alta sulla traversa. Al 20° insidioso tiro cross di Federico Di Paolo che costringe Urbietis a smanacciare in fallo laterale. Il Matelica fatica ad esprimere tutto il proprio potenziale offensivo anche per merito della buona fase difensiva orchestrata dal Giulianova. La squadra di Colavitto si affida così alle ripartenze come quella che porta al 27° Moretti a lambire il palo con un diagonale chirurgico. Pericolo scampato per i locali che continuano a fare la partita. Allo scoccare della mezz'ora l'episodio chiave della gara. Francesco Di Paolo scavalca il diretto marcatore, entra in area e subisce il fallo di Pupeschi. Il direttore di gara indica il dischetto e ammonisce il difensore tra le proteste giuliesi che avrebbero voluto il rosso diretto per chiara occasione da rete. Sul dischetto va lo stesso Di Paolo, ma Urbietis intuisce la traiettoria e disinnesca la conclusione dagli 11 metri per la disperazione dei tifosi giallorossi. Si resta così sullo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti, col Giulianova che meriterebbe qualcosa in più ma si morde le mani per l'occasione fallita. Nella ripresa il Matelica, che non gioca una delle sue migliori partite, prova a venir fuori. Dopo poco più di un giro di lancette, proprio l'ex Fioretti a impattare, ma il colpo di testa centrale è facile preda di Bifulco, efficace anche 4 minuti più tardi sulla conclusione da fuori di Croce che esalta i riflessi del portiere giallorosso. Altro episodio chiave al minuto 8 sugli sviluppi dell'azione a palla lontana. Moretti ha uno scontro di gioco con Bifulco che viene giudicato falloso dal direttore di gara che estrae il giallo all'indirizzo dell'attaccante matelicese, un cartellino che si rivelerà determinante nell'economia della gara. Al 13° si vede il Giulianova con un tiro cross teso di Federico Di Paolo in area sul quale è efficace la chiusura di De Santis. Al 29° il Matelica resta in 10, corpo a corpo in area tra Moretti e Ferrini con il giocatore del Matelica che va a terra e viene ammonito per simulazione. Secondo giallo per lui e conseguente espulsione col Matelica costretto a giocare in inferiorità numerica l'ultimo quarto d'ora. Ne potrebbe approfittare il Giulianova al 35° in contropiede con Suriano che però si allarga troppo al momento della conclusione vanificando l'azione. Risposta del Matelica al minuto 38 con una bella conclusione a giro di Di Renzo e l'altrettanto bella risposta di Bifulco. Sugli sviluppi del corner Croce trova la conclusione che colpisce Ferrini tra le proteste dei giocatori ospiti che reclamano un fallo di mano. Non è dello stesso avviso il direttore di gara però che fa proseguire. I minuti finali sono appannaggio dei locali, Cipriani ci prova 2 volte al 42° dal limite, trova però la contrapposizione provvidenziale di Barbarossa e al 50° di testa non riesce a superare Urbietis. Sfuma così una vittoria che in casa Giulianova manca dal 23 novembre scorso contro il Vasto Girardi. Domenica in chiaroscuro per il Matelica che frena dopo 7 vittorie consecutive con il Notaresco che riporta a più 8 il distacco dalla vetta. Andiamo avanti ancora con la Serie D, il campo di Fiuggi si conferma tabù per le formazioni abruzzesi, cade in terra laziale anche l'Avastese battuta per 3-0, i ragazzi di Amelia interrompono la serie positiva. E parliamo dell'Avezzano, altra giornata negativa per la formazione di Antonio Meco Monaco, battuta per 2-0 in terra molisana dal Vasto Girardi. Avezzano che paga i tanti errori commessi nella gara di ieri e lo stato di grazia dell'attaccante molisano che rematenga. Allora andiamo a vedere il servizio sul KO della formazione biancoverde.
Per piazzare un altro colpo salvezza il Vasto Girardi dopo il blitz di Esi contro l'Avezzano, terz'ultima del raggruppamento, direzione designata al signor Mallardo della sezione di Bari. Nella fila gialloblu diverse le novità, panchina per Siaulis e Petrone, De Vizia fermato da un infortunio durante la fase di riscaldamento. Il primo spunto di cronaca parla Marsicano, corner dalla sinistra, stacca Brunetti, Caparro c'è al 14° sul fronte opposto da Pesce a Di Lullo, pallone che non concede gioie però agli altomolisani, di nuovo gli ospiti sull'offensiva, interessante destro a giro di Siracusa, Caparro si rifugia in corner. Non c'è un attimo di respiro, altro capovolgimento di fronte di Lullo, filtrante per Kerematen, ma Fanti li chiude lo specchio della porta al 39°, punizione di Traditi, opposizione della barriera, Siracusa prova ancora a stuzzicare Caparro che risponde a tono, il Vasto Girardi si prende la scena sul finire di frazione, contatto di Giacomo Kerematen, Mallardo indica il dischetto, lo stesso numero giallo-blu, dopo l'errore di Esi si riscatta e permette ai suoi di chiudere avanti il primo tempo spiazzando il portiere, in avvio di ripresa ad un passo dal punto del 2-0 i locali, tacco smarcante di Kerematen per il nuovo entrato Lepore, conclusione troppo angolata, intorno al 20° si rivede l'Avezzano, stacco di testa di Agate all'altezza del secondo palo, nessun problema per la retroguardia molisana, al 29° tiro dalla bandierina, Fazio chiama lo schema, Ruggeri di testa per Kerematen, l'incrocio dei pali salva l'Avezzano che resta in 10, poco dopo la mezz'ora Agate colpisce Caparro recatosi sul fondo per recuperare la sfera, Mallardo estrae il rosso diretto, lo spedisce sotto la doccia, la sfida perde un altro protagonista, l'ex Campobasso Kevin Magri che lascia il campo in barella, problema al ginocchio anche se la prognosi è ancora da sciogliere, da parte nostra ovviamente un augurio di una veloce guarigione. Nel recupero chiudono i giochi gli altomolisani, protagonista indiscusso Giovanni Kerematen con Fazio che confeziona l'assist per il definitivo 2-0 che fa volare il Vasto Girardi a quota 28, altro passo avanti notevole verso l'obiettivo stagionale della salvezza, è un'iniezione di buon umore anche per la prossima trasferta di Pineto, profonda crisi invece per l'Avezzano al secondo KO di fila. L'angolino basso, ancora lui dunque nel segno. E parliamo del Pineto che torna con l'intera posta dal polisportivo di Civitanova Marche, formazione di Amaulo che ha battuto la San Giustese per 1-0, Pineto colpo esterno, vedete l'eroe è Camplone, suo il gol che ha permesso alla squadra abruzzese di espugnare il terreno dei marchigiani. Allora andiamo a vedere il servizio sulla vittoria della formazione biancazzurra. Il Pineto vince la sua seconda gara consecutiva e rompe nuovamente in zona playoff. La San Giustese incappa invece nella quinta sconfitta interna stagionale. La vittoria manca dallo scorso 8 settembre, 5-1 l'Avezzano. Funziona il ritorno di Daniele Amaulo per gli abruzzesi, mentre tra i marchigiani l'arrivo di Campedelli finora è coinciso con una vittoria ad Avezzano e una sconfitta, quella odierna al polisportivo di Civitanova. Padroni di casa schierati con un tradizionale 4-4-2, mentre ospiti molto più aggressivi in fase di possesso palla con almeno 4 uomini a fronteggiare la linea difensiva rossoblù e avere anche l'opportunità del tiro dalla distanza. La catena di sinistra della San Giustese nelle prime battute di gara funziona piuttosto bene, ma il primo tiro arriva da un centrocampista, Ercoli, palla alta sulla traversa. Si diceva dei tiri da lontano del Pineto, Marianeschi tenta la soluzione personale al 12°, subito dopo è la volta di Acquadro con Chiodini attento, ma il vero spavento la San Giustese lo corre al 19° quando Tomassini tra migliori in campo costringe Chiodini al tuffo sulla sua destra per deviare in corner un tiro velenosissimo. L'occasione più ghiotta però capita sui piedi di Alessio Palladini, gran bolide che viene praticamente deviato quasi sulla linea da un proprio compagno di squadra, Bonaventura, apparso piuttosto in ombra. Primi 45 minuti dunque non bellissimi, ma comunque con qualche interessante spunto tecnico. Il cliché della ripresa cambia, l'avvio è favorevole ai locali con Dell'Aquila che al momento giusto non riesce a controllare una palla che poteva creare un grosso pericolo per Amadio, ma è solo un fuoco di paglia perché al 10° il Pineto passa, azione manovrata e traversone di Marini per Camplone che beffa la difesa di casa, reazione marchigiana immediata, ma l'esterno di Dell'Aquila manda il pallone a scheggiare la parte superiore della traversa, partita che prende una brutta piega per i padroni di casa al quarto d'ora quando l'arbitro punisce con il cartellino rosso l'uscita di Chiodini che prende sì il pallone ma finisce
finisce rovinosamente sull'avversario. Tra i pali va il baby Raccio, gli fa posto Ercoli, che si presenta subito con una bella parata sulla punizione di Acquadro. I cambi dall'una e dall'altra parte non modificheranno l'inerzia della partita, con il Pineto comunque in pieno controllo, ma con la spada di Damocle addosso per non aver chiuso l'incontro prima. E questo dunque il servizio sulla vittoria del Pineto. Noi chiudiamo la pagina relativa alla Serie D, apriamo quella del calcio dilettantistico abruzzese, campionato regionale di eccellenza con i risultati della giornata di ieri. Lanciano, bella Quaterna in casa, 4-0 al Nereto, apre Gragnoli, chiude Miccichè. Le altre partite, Renato Curi Angolana Penne 3-2, Alba Adriatica Angizia Luco 6-1, Capistrello batte Pontevomano 3-1. E poi gli altri risultati con la vittoria della capolista Castelnuovo anche a Vasto sul terreno della Baggicalupo. La rete di Russo al 22esimo del primo tempo permette alla super capolista di continuare a mantenere un ampio vantaggio sulle dirette inseguitrici. Vediamo le altre gare, Spoltore Acque Sapone 1-1 e poi andiamo in basso, Delfino Flacco Porto, Nero Stellati 0-4, San Buceto Virtus Cupello 3-1, Torrese batte Paterno 3-0. Siamo al campionato regionale di promozione, il girone A con la nona Sinfonia dell'Aquila che batte il Villa Mattoni per 4-0, nona vittoria di fila e a lungo in classifica, più 7 sulla vice capolista Montorio e a più 9 sul Mutignano. Le altre partite, Montorio 88, Mociano 2-2, Mutignano Piano della Lente 0-2, Nuova Sant'Egidiese San Gregorio 4-2, Morodoro Pizzoli 2-1, Pucetta Realatria 2-4, Fontanelle Celano 1-4, Amiternina Rosetana 5-0, Miano torna in parte 1-2 e siamo al girone B di promozione con la capolista Casalbordino che gioca una gara perfetta e batte la Virtus Ortona per 2-0, Silvi Ovidiana Sulmona 1-0. Gli altri risultati, Scafa Passo Cordone Elicese 1-1, Villa 2015 Miglianico 2-1, Val di Sangro San Salvo 1-0, Ortona San Giovanni Teatino 3-2, Fate Rangelini Casolana 2-2, Raiano Athletic Lanciano 5-0, Fossa Cesia Bucchianico 1-0. Chiudiamo l'ampia, più che ampia, pagina relativa al calcio, parliamo di pallacanestro con il futuro del Roseto in primo piano, gli Sharks in attesa dei fondi del comune, contributi già deliberati, si punta anche sul bando di gara del Palamaggetti e si confida nell'ingresso di imprenditori locali. Il Roseto che giocherà in posticipo mercoledì la gara di Mantova, Roseto che è terzultimo in classifica con 12 punti. Vediamo poi in basso il rugby di Serie B con l'Avezzano che cede in casa alla Primavera Roma, i laziali allungano in vetta più 4 sui marsicani, il Paganica vince in trasferta ed è terzo in classifica. Torniamo al basket con il campionato nazionale maschile di Serie B con la sconfitta dell'Esa Chieti che affonda Fabriano, marchigiani che si impongono per 82-68. Male anche le altre abruzzesi, il Teramo perde a Rimini 100-68, arriva il quinto KO di fila anche per Giulianova, formazione giuliese battuta in casa per 75-54 dalla Tramec 100. Vediamo la Serie C Gold, il Lanciano è da applausi. Vasto crisi senza fine, Lanciano che passa in Umbria 87-80 sul parquet del Foligno, Vasto che perde in casa con i marchigiani del Falconara per 69-61, Magic Chieti fa il colpo ad Assisi, vince 89-82, in 5 giocatori vanno in doppia cifra. In Serie B donne, Panthers in vetta, giù Antoniana e Mocambo. Vediamo quello che è accaduto invece nel campionato di Serie C Silver, il 15esimo turno, con la capolista Pescara che batte il Nuovo Basket Aquilano per 80-69. Le altre partite, Antoniana Pescara, Teramo Spicchi 67-81, Mociano Amatori Pescara 70-75, Silvi Air Termoli 68-64, Airino Termoli Torre Spes 45-109. Come dicevamo in classifica, Pescara 24 punti, Teramo Spicchi 20, Mociano ed Amatori Pescara 18 punti.
punti. Lasciamo il basket e chiudiamo con la pallavolo, con la SIE Cortona che si gode il secondo posto in classifica dopo la vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato per 3-1 sul parquet della formazione lombarda del Cantù Pineto. Dunque piazza d'onore per la formazione abruzzese che ha 30 punti in classifica, 5 in meno della capolista Siena. Vediamo anche le altre notizie di volley in Serie B1 femminile, impresa della Tenaglia Altino che batte la capolista Cerignola, un punto invece ottenuto per la Rabona. Passiamo alla pallamano con la nuova HF Teramo battuta in Toscana e dunque sconfitta per la formazione teramana. L'ultima notizia riguarda la corsa campestre, Avezzano El Gebli senza avversari, il marocchino si impone nella gara clou, ok, il pescarese Alessio Bisogno. E con questa notizia siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno con Mattino 6, primo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa che ritroverete domani sempre alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, come sempre grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi e sportivi della nostra rete: alle 14 la prima edizione del TG6, le altre edizioni alle 19, come sempre alle 23, alle 21. Ne parlavamo anche prima, in diretta questa sera dallo studio centrale di TV6 l'appuntamento con Replay condotto da Enrico Rocchi per parlare del Pescara, della crisi dei biancazzurri dopo la sconfitta di ieri con la Salernitana e dei possibili sviluppi che potrebbero esserci anche nelle prossime ore riguardo il futuro del tecnico Luciano Zauri. È davvero tutto, grazie e buona giornata.